L'Avezzano vince ma non basta, i biancoverdi conquistano il derby contro il Pineto, ma non riescono a centrare la salvezza diretta in virtù del successo del Forlì sulla Recanatese, sconfitta indolore per i biancazzurri che conservano la quarta piazza utile per i playoff. off play che diventano realtà per i marzicani ora attesi al De dal temibile Sant'Arcangelo, negli spareggi promozione il Pineto se la vedrà invece con la Recanatese. Formazioni con la Vitto per De sostituito in mediana da Di Renzo e affida la regia al mancino di Grazioso, tandem d'attacco Bruni-Padovani, a malo e senza pepe squalificato e disegna un 4-2-4 a trazione offensiva con le ali Fratangelo e Massa ad innescare la coppia Cruz-Tomassini. Prima emozione del match di marca adriatica, Tomassini prova a scaldare il destro dalla distanza, conclusione lontana dallo specchio, al nonno ripartenza quasi letale degli ospiti, ci prova Massa, poi il turno di Cruz ma è decisiva, l'opposizione di Ferrante. Dell'Avezzano non vi è traccia ed è ancora il Pinieto a spingere, Cruz fa da torre per l'inserimento di Tomassini, Fanti è attento e respinge, 50 secondi dopo azione fotocopia dei Biancazzurri, Lotto manda in porta il 9, Fanti è ancora super e salva i suoi, a metà tempo prima fiammata Biancoverde, Manari recupera palla e serve Padovani, controllo non perfetto dell'11 e palla tra le braccia di Amadio. L'Avezzano prova a riversarsi in avanti ma fatica ad incidere ed è ancora il pineto a rendersi pericoloso. Bomba di Cruz da fuori, sfera che lambisce l'incrocio. Nel finale altro sussulto dell'Avezzano. Vuco della difesa ospite padovani recupera palla in Manari. Tocco sotto che è uno scarabocchio davanti ad Amadio. In avvio di ripresa, Ospiti ancora in avanti, Marianeschi rifinisce per Tomassini, piattone alto, lontano dal bersaglio. Al sesto arriva l'occasione migliore dell'Avezzano, grazioso, inventa per Padovani, incursione letale dell'11 che si fa ipnotizzare e cestina l'occasione. 180 secondi più tardi ancora Padovani protagonista. Fonda era di Bruni per il compagno di reparto che arriva tu per tu con Amadio, tiro, strozzato che finisce sul fondo. Al dodicesimo, altra protezione offensiva del Pineto, cross di Piet Antonio per la testa di Tomassini, esterno della rete e di illusione del gol. Amaulo risponde con Ciarcelluti per Marianeschi e Antonicelli per Marini. Alla mezz'ora altra iniziativa di Petantonio, tiro di prima intenzione dal limite. Conclusione Sbilenka sul fondo. Al 36esimo passa Lavezzano. Da calcio piazzato ci provano Ferrante e Di Nicola prima del piazzato di Grazioso che fa 1-0 secondo gol stagionale. Per Il regista biancoverde che fa esplodere il pubblico marzicano al 43 Continua l'assedio dell'Avezzano. Bruni fa tutto da solo: controllo e tiro a seguire, lontano dal bersaglio grosso. Al 44 ultima occasione degli ospiti. Traversone nel cuore dell'area. Di Rocco impatta ma non indirizza e cestina il pareggio. Un minuto dopo, contropiede dell'Avezzano. De Roccis in becca Padovani, dribbling secco e conclusione murata dalla difesa ospite. Finisce col secondo successo consecutivo per l'Avezzano, che vale il turno casalingo nei play L'ultimo ostacolo verso la salvezza si chiama Sant'Arcangelo, Pineto ai play-off contro la Recanatese per inseguire il sogno promozione. Mister Colavitto, partiamo dal verdetto: sarà play-out in casa contro il Sant'Arcangelo? Sì. È una partita difficile, perché è sempre uno spareggio per non retrocedere. Lo giochiamo in casa nostra e mi auguro che il pubblico venga bello numeroso a, a tifare per questi colori. 45 punti non sono bastati. Ricordiamo che senza la penalizzazione questa squadra sarebbe salva. È vero, l'Avezzano Calcio si è salvato sul campo. È un dato di fatto, cioè la rappresentazione della realtà. I punti sono stati fatti. È comunque. Va fatto un plauso a questo gruppo che anche oggi contro una corazzata, veramente una corazzata importante, ha, ha dimostrato di saperci stare in questa categoria e ha dimostrato di attaccamento ai colori e alla città e quindi il plauso va fatto a loro. Però evidentemente questo non è bastato e quindi andiamo a giocarci la salvezza la prossima partita. Sembrava però quasi un miracolo potersi giocare questa salvezza in uno spareggio tra le mura amiche. Guarda questo, questo lo state dicendo voi, io posso, posso avallare quello che hai detto. Eh, sono diciamo così, contento perché comunque i numeri stanno dalla nostra ma non sono bastati e bisogna fare uno sforzo in più. 15 giorni fa mi hai detto io questa squadra la salvo, confermi è normale ma qualsiasi collega che, che prende una squadra 11 giornate eh, dalla fine perché, perché crede in qualcosa crede nella, nella possibilità di mantenere la categoria quindi qua noi abbiamo il mister Amaulo che è un esperto in, in salvezze importanti quindi chi meglio di lui può dire, può dire ciò Allora mister Amaulo una sconfitta che però non cancella il quarto posto in classifica Sì è stata una partita dove entrambe le squadre cercavano la vittoria, penso sia stata una bella partita con rapidi capovolgimenti di fronte, le occasioni ci sono state da ambo le squadre. Le squadre, noi nella prima frazione, soprattutto nei minuti iniziali, abbiamo avuto delle opportunità importanti dove potevamo sbloccare il risultato. Il pareggio non bastava, noi non bastava, dovevamo cercare la vittoria a tutti i costi, tenendo presente anche, come avete notato, la gestione del gruppo, mettendo in campo dei diffidati, avevamo Pepe squalificato, quindi abbiamo un po' guardato anche in prospettiva, però consapevoli che... Dovevamo cercare i tre punti, l abbiamo provato tutte le nostre forze anche col cambio finale che è stato fatto con il portiere, mette un attaccante in più e l'Avezzano ha trovato questo gran gol di grazioso e ha trovato la vittoria. E... Diciamo anche con mete perché poi alla fine una partita così aperta e... chi va in marcatura sicuramente porta a casa un risultato importante. E è legittima ecco la prestazione con il gol e con la vittoria noi purtroppo sotto porta siamo mancati perché abbiamo avuto tante opportunità e possiamo fare soltanto mea culpa nonostante come ho detto prima qualcuno ha riposato in prospettiva dei playoff però eravamo competitivi in tutto, al 100% infatti c'è il ramarico perché non siamo stati cattivi determinati e al punto giusto Ecco adesso l'accenatore ai play-off contro la Recanatese una battuta su questo importante appuntamento per la sua squadra. Sì, ma come ho detto domenica scorsa i playoff al di là se li giochi in casa o fuori. Nel finale di campionato lascia il tempo che trova le probabilità. E sarà un 49-51%, perché magari la Recanatese ha il vantaggio di due risultati su tre. Però e noi andremo a giocarcela. E... Non saprei che, che abbiamo a disposizione un risultato solo, quindi prepareremo la gara come sempre abbiamo sempre fatto, cercando ecco, di superare questo ostacolo e arrivare in finale. Un campionato comunque più che positivo per il Pineto. Ma direi di sì, per il secondo anno consecutivo abbiamo centrato i playoff e siamo partiti con delle difficoltà iniziali anche dovute all'organico che poi è stato cambiato nel mercato di dicembre e poi abbiamo trovato un equilibrio giusto con la consapevolezza dei nostri mezzi e siamo arrivati, quindi secondo me è un ottimo risultato, un, pregio, un plauso ai ragazzi perché... Ci abbiamo sempre creduto, l'abbiamo ottenuta la qualificazione ai playoff con una giornata di anticipo, oggi potevamo trovare la ciliegina sulla torta centrando il terzo posto e giocando in casa i playoff, non siamo riusciti, ci abbiamo provato in, tutto, in, tutto, in tutte le nostre forze.